Stamattina a Cutigliano, verso le ore 8, un incidente presumibilmente domestico a causa di una stufa a legna accesa nel momento in cui c'è stata una perdita di gas, ha causato un'esplosione e il crollo del soffitto di una palazzina, della palazzina qui alle nostre spalle. Sono state portate via con l'elisoccorso due persone, una ragazza di 27 anni e la nonna, che ha riportato alcune fratture, però non dovrebbero esserci particolari complicazioni. Questa è un'esplosione, nel senso l'ultimo piano in questa palazzina è un appartamento dove, non so per quali motivi, le dinamiche francamente non le sappiamo, c'è stata un'esplosione, quindi c'erano due persone dentro che sono state, diciamo, portate in ospedale con l'elicottero per capire, diciamo, che tipi di problemi. Siamo abbastanza fiduciosi che lo stato di salute non sia brutto e quindi aspettiamo, non sappiamo né le cause né come stanno in questo momento. A che ora è successo? Torna alle 9, di più francamente poi saranno le indagini dei vigili del fuoco per capire le dinamiche di quello che è successo. L'importante è che poteva andare molto peggio e fortunatamente queste persone non sono in pericolo di vita, perlomeno le informazioni che ho io sono queste. Si aspetta la relazione dei vigili del fuoco, al momento la situazione qual è nello stabile? Il fabbricato non viene dichiarato totalmente inagibile, vengono dichiarati inagibili l'appartamento oggetto dello scoppio e quello sottostante. Si aspetta la relazione dei vigili, come ha detto lei, per poi procedere con l'ordinanza del sindaco.